un po' di passione in più, un po' di voglia di non arrenderci, un po' di voglia di rimetterci in gioco, un po' di voglia di osare di più, perché oggi penso di questo abbiamo tutti quanti bisogno, di uomini e donne che amino osare di più. L'invito dunque a osare di più, ma si è anche soffermato sul ruolo delle parrocchie, il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana Nunzio Galantino, che ha preso parte alla prima giornata del convegno pastorale che quest'anno ha come tema parrocchia missionaria per una chiesa in uscita, in vista dell'appuntamento ecclesiale di Firenze del prossimo mese di novembre. All'incontro hanno preso parte, oltre al vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea Luigi Renzo, il vescovo di Locri Gerace Monsignor Francesco Oliva e il vescovo emerito della diocesi di Lamezia Terme, Monsignor Vincenzo Rimedio. Le parrocchie devono smettere, ha continuato Monsignor Nunzio Galantino, di essere autoreferenziali e trasformarsi invece in luoghi senza fili spinati, chiamati ad uscire e a diventare casa con gente libera interiormente che il Vangelo se lo fa penetrare dentro la testa. Altrimenti, ha sottolineato il presole, le parrocchie rischiano di essere una delle tante strutture che appesantiscono la Chiesa. Parole che si richiamano a quelle enunciate da Papa Francesco. Ad ascoltare il lungo e appassionato discorso di Monsignor Galantino, centinaia di fedeli che hanno gremito la cattedrale di Mileto, a loro si è rivolto il segretario della CEI. Siate pronti ad affrontare le sfide di questo mondo se non si vuole morire di asfissia.